L'ex tribunale di Sala Consilina e la lotta per il suo ripristino sono stati questa mattina oggetto di una nuova conferenza stampa. In particolare sotto i riflettori del presidente del comitato pro tribunale Franco Lamanna e del presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezione di Sala Consilina, l'avvocato Angelo Paladino, sono stati tre temi: le persistenti carenze strutturali dell'accorpante tribunale di Lagonegro, la parallela vicenda del distretto sanitario che dovrebbe essere ospitato nella sede dell'ex tribunale e la mancanza di iniziative per il ripristino da parte degli amministratori locali. Quando le dicevamo che quella struttura di appena 2.500 metri quadrati non poteva contenere il doppio dell'utenza, il doppio degli avvocati, il doppio dei magistrati, si evidenzia in maniera clamorosa oggi, quando per fare spazio alle udienze vengono espulsi dalle loro stanze o allontanano le stanze i cancellieri. Oggi in una cancelleria civile è stato chiesto al cancelliere di uscire perché non c'era posto per fare le udienze, quindi di fatto il cancelliere non può svolgere la sua attività all'interno della struttura perché non c'è spazio. C'è stata già nella settimana scorsa una compresenza di magistrati nella stessa stanza perché non c'è posto e siamo appena a 11 magistrati. Che succederà quando dovrebbero arrivare 19 magistrati? Ieri nel corridoio delle udienze non c'era la possibilità di camminare. Il problema serio è che là il tribunale non ci può stare. Si ripropone il discorso strutturale e si propone il discorso del funzionamento. Questo è legato intimamente alle iniziative parlamentari che si stanno portando avanti a Camera e Senato, devo dire nell'inerzia però del livello locale. Noi abbiamo chiesto un incontro al sindaco per discutere di queste cose, dal 12 di gennaio non abbiamo avuto risposta. Il protocollo di intesa che avrebbe proposto ai sindaci del Vallo di Diano il dottor Squillante è un protocollo che a me sembra abbastanza vessatorio, perché ci chiede 10 anni di disponibilità dei locali, non chiarisci quanti metri quadrati occorrono per questo distretto sanitario, non ci dice come devono essere fatti i locali, però ci impone una superficie a loro discrezione e ce la possono lasciare quando ritengono opportuno. È un patto leonino che certamente le amministrazioni tutte della comunità del Vallo di Diano non possono accettare.